Il gol di oggi è un peso, Simone, decisamente diverso da quello dell'altra volta. Insomma, è stato il gol che vi ha spianato la strada. Sì, sono molto contento sia per il gol, ma soprattutto per la vittoria di oggi, che per noi era questione di vita o di morte. Abbiamo lavorato tanto durante la settimana e ci godiamo questo momento, ma da martedì iniziamo subito a pensare alla prossima. Quanto sono servite le parole di Federico Guidi che dopo il 4-0 di Carrara ha detto: ho voluto vedere nei miei occhi i giocatori, perché quelle figure non saranno più ammesse. E oggi, insomma, avete risposto anche al vostro allenatore. No, no, assolutamente. Le parole del mister ci hanno toccato, cioè nell'anima, nel cuore cioè di tutti noi, ma prima uomini che giocatori. Eravamo consci tutti quanti di aver offerto una partita che non so neanche descrivere a Carrara, perché eravamo completamente usciti dal campo. Però, essendo un grande gruppo, questa settimana ci siamo compattati e siamo riusciti a tirare fuori anche da dentro di noi tutte le forze per poter oggi fare questo grande risultato. Simone, ti chiedo invece quanto è servita la vicinanza della società, della dirigenza, nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi 10 giorni. Oggi la proprietà era presente qui sulle tribune dell'Ettore Mannucci. No, ma assolutamente, cioè per noi è stata di fondamentale importanza, anche se comunque cioè durante queste settimane ci hanno sempre rasserenato e quindi noi eravamo molto sereni e pensavamo solamente al campo, che alla fine è il nostro lavoro. Vittoria importante, ma da domani si inizierà a pensare alla gara con l'Ancona Metelica. Assolutamente, assolutamente sì. È giusto che ci godiamo il momento, ma con la testa siamo già proiettati alla gara con l'Ancona, che non sarà assolutamente facile. Però, come dico sempre, noi tutte le settimane cioè, lavoriamo per mettere in difficoltà gli avversari e per riuscire a cominciare le partite. È stato bello festeggiare al 91esimo anche sotto il settore dei tifosi che si sono fatti questi 1.000 chilometri tra andata e ritorno per venirvi ad incoraggiare qui a Pontedera. Eccezionali, eccezionali, davvero. Non ci sono più aggettivi cioè, per descriverli, perché anche sotto questo freddo gelido che c'era oggi a Pontedera hanno cantato, ci hanno sostenuto. Quindi questa vittoria va anche a loro, che comunque non ci lasciano mai soli e ci danno sempre un supporto enorme. Sì. No, cioè, sono d'accordo con te. Noi comunque c'è anche da dire che facciamo cioè diamo una grossa mano anche in fase difensiva a tutta la squadra, ma come è giusto che sia. Quindi alle volte magari non arrivavamo con questa cioè, frequenza, però dai, siamo contenti con il giusto lavoro, con il giusto atteggiamento, tutte le cose arrivano e adesso ci godiamo questo momento che però cioè, deve durare poco, perché c'è da pensare subito all'Ancona. No, il mister non l'ho mai visto così. Cioè, ma difatti è una cosa che ha toccato tutti noi nel profondo, perché non, cioè perché non si merita, che non ci meritavamo una delusione tutti quanti come quella della partita di Carrara. Però ha scaturito dentro di noi un qualcosa cioè di forte, un fuoco che oggi siamo riusciti a mettere in campo per portare a casa questi punti fondamentali. Sì, l'avevo già vista, mi sono tuffato in tuffo sul cross di Mimmo e avevo visto che comunque la palla era dentro di un metro abbondante, secondo me. Poi appena ho visto chi guarda le linee che indicava la metà campo, sono andato ad abbracciare tutti i miei compagni, perché assieme siamo venuti fuori da una brutta domenica, quella scorsa.